Trasferirsi a Singapore è davvero così difficile? Quanto è complicato oggi nel 2023 riuscire a prendere un visto di residenza per noi cittadini dell'Unione Europea in un paese extra UE? Te lo dico tra un secondo. Ciao, sono Luca Tagliatella e da oltre 20 anni mi occupo di relocation plan e pianificazione fiscale internazionale per i miei clienti, con l'obiettivo di massimizzare le loro libertà personali, fiscali e finanziarie. Oggi, in questa splendida cornice di Singapore, ci troviamo qui a Marina Bay, siamo nel settembre del 2023, il tempo è meravigliosamente caldo e umido, andiamo a parlare di visti di residenza. Cerchiamo di capire quanto è complicato per un cittadino dell'Unione Europea cercare di prendere un visto extra UE, soprattutto in un paese come Singapore, che è una repubblica democratica ma ha dei vincoli piuttosto stringenti e obiettivamente, te lo dico da subito, altamente complicato. Nel frattempo ti invito a cliccare subscribe per iscriverti al canale così da non perderti le notifiche dei prossimi video e a lasciarmi un like che vorrai levarmi alla fine del video se non ti sarà piaciuto questo contenuto di altissima qualità come tutti quanti gli altri del canale del resto. Torniamo immediatamente sui visti, non ti faccio perdere tempo. Con quanto è difficile oggi cercare di entrare a Singapore. Diciamo che esistono tre macro categorie che potresti prendere in considerazione se la tua intenzione è quella di trasferirsi in questo meraviglioso paradiso fiscale. Paradiso cittadino, ma anche paradiso fiscale. Comunque stiamo parlando di una delle piazze più importanti dell'offshore di tutto il mondo. Quali sono i visti? La prima macro categoria è quella che riguarda l'employment income, quindi tutto quello che è il reddito da lavoro dipendente. Tant'è che devi considerare che, per esempio, oltre il 50% del personale impiegato nel settore dei servizi qui è expat, proviene fondamentalmente dall'estero, non è di Singapore. Quindi per tutta questa categoria di persone, di lavoratori dipendenti, si è sviluppata una serie di visti particolarmente complicati, ma sono legati chiaramente sempre da sponsorship, quindi sono sempre le aziende locali che in qualche modo ti devono dare la possibilità di applicare. Dei quesiti sono tanti e molti, ti invito a cliccare in descrizione per una consulenza se vuoi entrare nel novero, nel dettaglio dei visti per i lavoratori dipendenti. La seconda grande categoria, che forse diciamo interessa di più al mio target, che sono per lo più imprenditori, è quella invece legata alla possibilità di incorporare una società appunto onshore, cioè all'interno di Singapore, e provare ad utilizzare quella per sponsorizzare praticamente se stessi. È una pratica lecita del tutto? È semplice? Assolutamente no. Anche qui è una case by case analysis, quindi dipende dalla problematica, dal caso in questione. Non è vero per tutti, non è valido per tutti, perciò ti parlavo di macro categoria, ma la puoi sicuramente prendere in considerazione ed analizzarla se il tuo obiettivo è quello di trasferirti in questa splendida città del sud-est asiatico. La terza grande categoria invece è riservata fondamentalmente ai più ricchi, ai milionari, letteralmente agli high net worth individuals, quelli che hanno un patrimonio piuttosto elevato, ed è legata alla possibilità di utilizzare il GIP, cioè il Global Investor Program, che dal 2023 obiettivamente è diventato particolarmente stringente, quindi riservata a poche persone fisiche. Infatti io stesso avrò traghettato a Singapore nel 2023 diciamo 2-3, il terzo è in fieri, ma comunque questo è meno importante. Quello che devi conoscere sono quali sono le caratteristiche del Global Investor Program per poterlo prendere in considerazione. Esistono tre possibilità all'interno del GIP. Il primo è quello di investire 10 milioni di Singapore dollari, il cambio poi lo andrai a controllare nell'anno in cui ti interessa aderire al programma, ma comunque ad oggi, settembre 2023, il Singapore dollar sull'euro è circa 1,45, quindi insomma parliamo di una cifra piuttosto elevata anche se trasformata in euro. Quindi tornando al primo requisito, la prima possibilità, investi 10 milioni di Singapore dollar all'interno di una compagnia, di una società, di una company che deve avere perlomeno 30 dipendenti. Quindi puoi crearla, come dire, puoi fare una startup o puoi acquisirne una già esistente, ma di questi 30 dipendenti, 10 perlomeno devono essere nuove assunzioni. L'alternativa, sempre per aderire al Global Investor Program, è quella di invece investire direttamente circa 25 milioni di Singapore dollari in un fondo di investimento locale, che poi se ne prenderà cura. Quindi fondamentalmente, come vedi, è sempre legato all'attrazione di capitali, la possibilità di prendere questo visto che ti dà
poi la possibilità di prendere il passaporto lo vediamo tra un attimo. La terza possibilità che ti dà il GIP è invece quella di creare in qualche modo un family office. Infatti negli ultimi 3 anni c'è stata una proliferazione di family office importante. I family office sono degli studi, diciamo un po' quello che faccio io, che si prendono cura delle famiglie con soldi o degli imprenditori di un certo tipo che hanno necessità non solo di creare strutture ma anche di investire, proteggere il capitale, insomma si parla di asset protection e wealth management. Il GIP ti dà la possibilità di applicare per un visto se costituisci un family office che gestisce perlomeno 200 milioni di Singapore dollar, di cui almeno 50 devono essere investite in attività locali. Qual è la grande possibilità che ti dà il GIP rispetto agli altri visti, che invece non te lo danno? La possibilità di applicare, fare richiesta per il passaporto, cosa che tecnicamente a seconda dei casi dipende obiettivamente, l'abbiamo visto succedere a volte in 2 anni, altre volte si deve aspettare fino a 5 anni. Qual è la convenienza di prendere un passaporto per noi italiani, che abbiamo già un passaporto obiettivamente fortissimo nell'index internazionale? Bene, allora, obiettivamente non è grandissima questa opportunità per noi, ma perché siamo piuttosto fortunati. Da considerare che però il passaporto di Singapore è comunque listed, cioè è classificato come primo, quindi è comunque subito sopra il nostro, quindi per chi volesse un passaporto ancora più potente, obiettivamente questa possibilità esiste. Attenzione che il passaporto di Singapore però è un passaporto esclusivo, diversamente dal passaporto italiano. Se ho un passaporto di Singapore non posso averne altri e quindi devo rinunciare al mio. Qual è l'effetto che un qualsiasi invece visto di residenza, di permanenza ti dà? È quello di diventare fiscalmente residente all'interno del paese. Diventando fiscalmente residente al paese puoi accedere a una serie di agevolazioni, tra cui fondamentalmente la detassazione dei dividendi che arrivano dall'estero, zero capital gain tax, zero tasse sulle successioni e sulle donazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questa è un'altra storia. Io sono Luca Taglialatera, spero che questo video ti sia piaciuto. Se alla ricerca di una pianificazione fiscale o di un relocation plan che ti porti a Singapore o in altri luoghi del pianeta, ti invito a cliccare il link in descrizione per prenotare una consulenza con me o con un membro esperto del mio team. Noi ci rivediamo nel prossimo video.